Attenzione. 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 Attention. È il momento dello speciale dedicato alla missione umanitaria Anonimi della Fede 3 in Sud America, insieme a Richard, su Radio Moto for Peace. Chegou a hora do especial dedicado à missão humanitária dos Anónimos da Fé 3 na América do Sul, juntamente com Richard. Es la hora del especial dedicado a la misión humanitaria Anónimos de Fé 3 en Sudamérica, junto a Richard, en Radio Moto for Peace. It's time for the special dedicated to the humanitarian mission Anonymous of Faith 3 in South America, together with Richard, on Radio Moto for Peace. Ben trovati a tutti, è un piacere essere qui oggi mercoledì 8 novembre 2023 per condividere con voi un nuovo capitolo del nostro diario di bordo. Tutti noi stiamo lavorando instancabilmente per preparare qualcosa di straordinario a breve, ma per ora rimarrà una sorpresa, quindi vi invito ad essere pazienti. Oggi il nostro team si trova a La Serena, Cile, in un contesto ricco di impegni e attività significative. Nella giornata odierna in particolare il team avrà l'opportunità di visitare una casa per anziani gestita con amore e dedizione dalla congregazione delle suore delle piccole sorelle del Desamparados. Queste suore si prendono cura di circa un centinaio di anziani, svolgendo un lavoro straordinario per garantire loro la migliore qualità di vita possibile. Ma non sono soli in questa missione, sono supportate da un gruppo di volontari, medici e assistenti sociali che condividono lo stesso spirito di servizio. Domani, 9 novembre, il nostro team avrà un'altra giornata impegnativa, poiché visiterà una casa gestita dalle suore diocesane dell'Istituto Francescano Missionari di Gesù. Questa struttura è un luogo di speranza e trasformazione per bambini provenienti da tribunali minorili e situazioni, insomma, ad alto rischio. La scuola accoglie bambini dalla prima infanzia fino alla scuola superiore, fornendo loro un ambiente sicuro e stimolante per apprendere e crescere. In particolare la scuola si concentra su bambini provenienti da settori vulnerabili, noti come la parte alta di Coquimbo. In questo viaggio abbiamo l'opportunità di conoscere storie di resilienza, generosità e speranza. Continuate a seguirci mentre condividiamo queste esperienze e continuiamo a diffondere il messaggio di solidarietà e amore in Sud America. Dopodomani, 10 novembre, il team si rimetterà in viaggio direzione Santiago del Cile, una tappa di oltre 470 chilometri. Alla Serena, alle 8 del mattino, troveranno il cielo molto nuvoloso e con un 40% di probabilità di pioggia ed una temperatura di 14 gradi, mentre arriveranno a Santiago con il cielo che sarà poco nuvoloso e la temperatura appena inferiore ai 20 gradi. Grazie per essere con noi e vi aspettiamo per le prossime tappe del nostro viaggio. A presto! Senza frontiere.